terra e sta presentando appunto proprio qui il suo libro e ha girato il suo ultimo lavoro cinematografico, Ritorno al presente, proprio nella provincia di Treviso. Quindi non è vero che nessuno è profeta in patria. Come mai hai scelto di tornare a casa e com'è stata questa esperienza? Innanzitutto tornare a casa con il sindaco di fianco, un applauso a Mario Conte e la ringrazio tantissimo per essere qui. È veramente un onore averti al mio fianco a questa presentazione. In realtà ringrazio Max perché porta in alto l'arte, la cultura, la creatività del Veneto attraverso la sua figura e credo che lui, che tra l'altro questa sera incontro personalmente e condivido anche una serata, è anche una grande fonte di ispirazione. Ricordo che io, tra l'altro, dopo ne parleremo magari con più calma, io sono una persona molto schematica, che programma tutto, eccetera, però poi cammin facendo ho scoperto di avere un lato creativo anch'io, però bisogna uscire dal timore dei giudizi, no? E come fa il sindaco a uscire dal timore dei giudizi quando sei costantemente giudicato? Lo fai attraverso la fiducia in te stesso, l'onestà, la consapevolezza, la preparazione, lo studio, tutti elementi che alla base della creatività di Max ci sono, perché Max è diventato quello che è perché alle spalle ha lavorato tanto, no? E quindi oggi sta raccogliendo il frutto del suo talento, che però ottiene soltanto grazie al lavoro, al sacrificio, all'impegno. Quindi è un personaggio straordinario, è un personaggio di cui essere orgogliosi e per me è davvero un grande onore essere qui oggi per questa anteprima di questo libro, che non vedo l'ora di leggere. Sono convinto che molte persone, compreso il sottoscritto, troveranno degli spunti molto interessanti in questo libro. Ti ringrazio veramente, ma tu hai detto anche che non sei, cioè che tu sei schematico, però c'è una parte artistica, la scopriremo questa sera perché siamo tutti curiosi. Sì, la scopriremo. In realtà l'ho scoperta per caso, no? Perché poi per scoprire la tua parte creativa dovresti avere la capacità di uscire dagli schemi e un programmatico fa fatica a uscire dagli schemi per scoprire la sua parte creativa. Com'è stato tornare a casa qui in Veneto? Qualche anno fa mi dicevano sei andato a fare un film proprio in Russia, tra l'altro, che avevo fatto un film che presentai tempo fa, italo-russo, e con Giancarlo Giannini, Nino Frassica, abbiamo fatto una grande presentazione al Cinema Corso, dove siamo ormai di casa. E da lì mi dicevano chissà se farai qualcosa nel Veneto ed è successo, perché poi io amo il Veneto, abito a Roma da tanti anni, molti lo sanno, però insomma sono cresciuto qui, ho studiato al Collegio Filippin, sono stato poi, ho fatto anche il più decimo alle medie e ho tanti amici ancora qui, poi amo il Veneto, è bello, cioè sarebbe stato bello girare, mi dicevo, è arrivato un bando della Regione Veneto e l'abbiamo fatto, l'abbiamo vinto, che è una società mia che si occupa di cinema, essendo un creativo indipendente sono riuscito, insomma non me l'aspettavo, non era semplice, abbiamo fatto questo cortometraggio di 25 minuti, quindi non è il classico cortometraggio breve, era un lavoro abbastanza complesso con Daniela Poggi e Attilio Fontana e Crizza Fornasier, che era stata anche Miss Veneto qualche anno fa, attrice. E l'abbiamo presentato al Festival di Venezia, quindi siamo reduci, siamo qui con gli sponsor che sono sempre in prima linea con noi, e insomma Riva Prosecco e Mara Giacomini, insomma tanti, a Luigi Gazzotti e tanti altri che hanno creduto in noi, con cui abbiamo realizzato questo bellissimo progetto che è partito da qui, e da Venezia, è stato presentato proprio al Festival di Venezia ed abbiamo presentato al Cinema Corso. Quindi sono felice perché questo è un progetto, è un cortometraggio che parla di una donna che esce dal coma e si ritrova nel 2022. Era un'attrice famosa e ora per essere famosi bisogna avere i followers. Quindi prende in giro il mondo dei social network, che da cui siamo veramente, no? Dipendiamo ormai, non possiamo vivere senza, anzi dobbiamo postare, Barbara, subito qualcosa. Cioè, noi, è vero, dobbiamo farci un selfie. E quindi ho voluto ironizzare su questo, ma insomma, anche per i giovanissimi a cui mi rivolgo soprattutto con i miei lavori. Quindi ero felice di presentarlo a Venezia, girato un anno fa a Vittorio Veneto. A Vittorio l'avevamo girato. E questo.
voi sapete che è un detto comune: meglio fare una cosa bene che 100 male. E invece questo libro vuole affermare proprio il contrario, che si possono fare 100 cose e bene. Perché questo, fare soltanto una cosa sarebbe poco in linea con la natura poliedrica di Max. È una persona che fa mille cose, non 100 in una volta, quindi scrive, fa la regia, fa colonne sonore, è una persona appunto molto molto eclettica. E diciamo che proprio questa poliedricità è una delle sue caratteristiche. E da qui sfatiamo proprio questo detto per cui non una cosa è bene, ma 100 è bene, giusto Max? Sì, nel senso che in questi anni mi sono cimentato nuovamente con la musica, perché mi è stato detto che non si può più tornare a fare musicista superati 40 anni, no? Perché io avevo scritto per Raff tanti anni fa, non so se qualcuno se lo ricorda, avevo scritto un brano, insomma, del disco, che era il titolo del disco, poi come cantante avevo provato a far Sanremo, poi mi sono stufato. Cosa succede? Che poi per 15 anni ho fatto solo cinema e poi, incredibilmente, facendo un po' i corsi di Roberto Re, che è un leader indiscusso, è un mental coach famoso, e poi seguendo anche un po' il buddismo, quindi insomma facendo un grande percorso interiore, mi sono detto non è mai tardi nella vita. Ed è una cosa che magari detta così può essere, no? È una frase fatta. Però in questi 5 anni io ho accelerato tantissimo le cose, e portandole avanti tutte insieme in maniera simultanea, come tante frecce a un arco, sono riuscito a raggiungere più obiettivi di prima che facevo solo una cosa. Però siccome è una cosa, ci sono proprio le prove concrete, ma veramente, perché ci sono tantissime persone, poi stando a Roma, allora famo questo, non ti preoccupare, non ti preoccupate, la frase per cui ti preoccupi subito, cioè veramente, almeno qua non si dice non ti preoccupare, ma lì appena arrivi gli dicono non ti preoccupare, c'è da veramente, quindi un sacco di tempo perso con produzioni inconcludenti. E da lì, facendo appunto musica e cinema parallelamente, sono successe tante cose, anche con l'anno sonore vinte nei festival, il film su Rai 1 lo scorso anno, la famiglia Soquadro, che è incredibilmente sbarcato su Rai 1 alle 9:30, quindi è una cosa molto complicata riuscire da indipendente a andare in prima serata, quasi impossibile direi. E sono andate, ma non lo dico per autocelebrarmi, ma perché volevo poi riassumere tutto questo in un libro e trasmettere questa esperienza, che c'è un sacco di gente che è depressa, che insomma gli psicologi non li trovi più ormai, è una gara a trovare uno psicologo libero. Allora io dico, invece da psicologo leggiamoci il libro, che può magari trasmettere con un po' di entusiasmo, perché l'entusiasmo è la base di tutto, perché se manca l'entusiasmo crolla tutto. Il sindaco ce lo insegna, lui lo fa con amore questo, insomma si vede, no? Lo vedete, cioè comunque è importante avere l'entusiasmo, e poi io do delle ricette, dei consigli per non abbandonare i nostri sogni, i nostri obiettivi. E infatti nel corso della serata poi vedremo come fare 100 cose e farle tutte bene, e diciamo che poi nel libro è anche illuminante, come abbiamo già accennato, la prefazione di questo mental coach molto molto bravo, Roberto Re, e anche la postfazione dell'attrice Daniela Poggi, che ormai è diventata la musa di Max. Esatto, ok, infatti lui ha fatto la tesi su Almodovar, Almodovar docent. Ma questo libro, Max, è dedicato a qualcuno, giusto? Sì, e quindi vorrei che tu adesso mi dicessi primo a chi è dedicato e poi che mi leggessi questa dedica. La leggo direttamente. Dedicato a mia madre Renea Rocchino, un mito, un grande esempio. Mi ha insegnato che nella vita non è mai tardi a qualunque età e che per avere successo bisogna seguire le proprie sensazioni, e che a volte per fare la differenza è necessario anche andare controcorrente, facendo l'opposto di quello che ti dicono. Un saluto alla mamma. Quindi questo libro è dedicato a una grande donna che è la tua mamma. Sì, sì. E quindi quale? Non è qui ma ci saluta a Roma e tornerà presto a Treviso. Ma spiritualmente è qui, giusto? Sì, ci seguo. Inizia Anna con la prefazione di Daniela Poggi. Grazie.
Conosco Max da qualche anno, determinato fino allo spasmo ma senza mai calpestare l'altro. La sua capacità creativa è tale che non può chiudersi in un unico progetto, in quanto il talento di Max è multiplo nel suo desiderio di comunicare emozioni e provocazioni che suscitano un pensiero, una riflessione. Max ama la vita perché la vita gli permette di esistere e di creare. Per lui il detto «quando dietro ad un sogno c'è una grande fede, tutto diventa possibile» si addice come a pochi. La sua mente crea da un incontro, da un disegno, da una voce. E come possiamo chiamare tutto ciò se non talento? È un artista fuori dal coro, lontano dal sistema. Sa chiedere e bussare con umiltà e di fronte alle porte che si chiudono non si abbatte, non si ferma, perché crede fermamente in ciò per cui combatte. A ognuno di noi è un diamante troppe volte ricoperto da cose brutte, che sono le mode, le tendenze, i giudizi, i social network. E quindi noi lo sforzo che dobbiamo fare, sono convinto che questo libro ci aiuterà molto, è rompere questa crosta che ci ricopre e ci modifica addirittura, perché il diamante, se noi lo ricopriamo di strati, di giudizi, di paure, diventa un qualcosa di diverso dall'originale. Se noi riusciamo a rompere questa crosta, e un'esperienza come quella che mi ha messo a nudo, cioè con tutti i miei limiti fisici, dal mal di piedi alla solitudine, all'entusiasmo, alla gioia di parlare con qualcuno, all'emozione di stringere una mano, all'emozione di vedere un sorriso, una risata, all'emozione di arrivare in un ostello e sentirmi l'ospite che mancava a quella tavola, all'emozione di preparare da mangiare per l'ospite successivo che arrivava, è stata una cosa straordinaria. E sono tornato diverso perché ho capito che dentro questo corpo, dentro quell'uomo vestito in giacca e cravatta che indossa la fascia da sindaco, c'è una componente emotiva forte, che poi è quella che ti dà e che alimenta il tuo entusiasmo nell'affrontare qualsiasi cosa nella vita, perché è fondamentale affrontarla con gioia, con amore, con passione. E sono convinto che se questi sono gli elementi che caratterizzano ogni nostra esperienza di vita, sarà fatta bene. Sarà fatta bene. E noi non dobbiamo fare le cose. E noi non dobbiamo fare le cose perché qualcun altro l'ha fatto, perché voglio imitare quello. Noi siamo noi stessi, lo dici proprio come estrema sintesi del libro, no? La bellezza di ognuno di noi sta dentro di noi. E quindi dobbiamo essere, se noi ascoltiamo noi stessi, siamo anche a nostra volta originali. Meglio fare certe cose bene piuttosto che